Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video e visto che me lo richiedete sempre, oggi siamo qui nuovamente con una nuova horror review. Come vedete siamo qua con Tiffany e Luigina che per l'occasione si sono leggermente avvicinate, ma come vedete tengono una certa distanza di sicurezza perché non riesco a farle andare d'accordo. Il problema è che Tiffany non è riuscita a digerire il fatto che sia arrivata in famiglia anche Luigina e oltretutto non è stata neanche tanto contenta del fatto che nello scorso video quando io vi ho chiesto chi preferivate tra le due, alcuni non si sono espressi e quindi lei è convinta che quelle persone preferiscano Luigina. Io le ho spiegato che semplicemente certe persone preferiscono non dar la propria opinione, ma lei non lo vuole capire. Fatto sta che comunque non sopporta Luigina e come sa che ha visto il mio scorso video, che vi lascio comunque qui sopra nelle schede, mi ha convinto ad andare in missione. Quindi ho pensato di prendere la macchina, andare a fare un toy hunting, dove infatti vi ho mostrato alcuni giocattoli che ho trovato nei negozi, ma soprattutto mi ha appunto convinto ad andare a cercare un'amica per lei per fare, diciamo, comunella contro Luigina. E infatti oggi siamo qui proprio per vedere insieme la new entry e vi devo dire che questa volta la nuova bambola, la nuova amica di Tiffany è veramente veramente speciale. In ogni caso adesso facciamo spostare Luigina e Tiffany dal tavolo così andiamo subito a prendere la nuova bambola. Cosa ci fai qua? Cosa stai guardando? Stai guardando la scatola? Ma come ciao? Vabbè, ciao. Come avete visto, Luigina si è già offesa. Non ho neanche fatto in tempo a mettere qui la bambola ancora nella sua scatola che lei ha guardato. Si è resa conto che questa bambola ha realmente una scatola e sembra anche piuttosto carina. E come avete visto, ha salutato tutti, si è offesa e se n'è andata. Portate pazienza, Non so se riuscirò a convincerla a tornare, in ogni caso la cosa importante è appunto guardare questa nuovissima bambola. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito a parlare della sua scatola. Come vedete la sua scatola è effettivamente una reale scatola, a differenza di quella di Tiffany e di Luigina, che non si potevano realmente chiamare scatole. Questa volta troviamo veramente una scatola. Qui davanti, come vedete, è completamente trasparente per farci vedere cosa troviamo all'interno e devo dirvi che quello che ho visto, che quello che già si vede, sinceramente mi ha stupito, ma comunque dopo ne parleremo meglio. Qui troviamo il suo nome, o meglio, non è il suo nome perché ci dicono solamente bambola e set di accessori. Queste bambole, a parte Tiffany, non capisco perché non abbiano mai un nome. Qui in basso ci dicono che è consigliata dai 3 anni in su. Sul retro della scatola vediamo questo sfondo completamente fucsia con delle immagini veramente meravigliose. Infatti possiamo vedere che qui nell'immagine in alto a sinistra c'è il disegno di questo negozio di scarpe, negozio di vestiti, non lo so, qui ci sono dei vestiti e qui ci sono delle scarpe. Devo dire che l'artista che ha disegnato questa immagine aveva un talento, o ha un talento, spero non sia morto. Infatti, come potete vedere così più da vicino, le scarpe sono praticamente tutte uguali. Cambia semplicemente il colore, si sono veramente sbattuti un sacco per fare queste immagini, penso che me la stamperò come poster in camera perché è veramente meravigliosa. Nell'altro disegno invece vediamo rappresentato un salotto dove al di là di questa porta penso ci sia la sala da pranzo, non lo so, c'è un tavolino con sopra qualcosa che non si capisce e devo dire che la persona che ha disegnato questo veramente aveva un cattivissimo gusto, una cosa abominevole, perché penso che nessuno si metterebbe un pavimento bianco e azzurro a scacchiera in salotto, è veramente terribile, nemmeno negli ospedali penso arriverebbero a tanto. Come al solito qui ci dicono in tante lingue il contenuto della confezione, infatti vediamo qui in italiano bambola e set di accessori e poi qui nella parte in basso ci sono le solite informazioni che non sto mai qui a leggervi perché non ce ne frega assolutamente niente. La cosa che mi ha stupito è che come potete vedere qui sui lati della scatola ci sono queste meravigliose tende disegnate che danno proprio quel tocco di classe al tutto e rendono veramente questa bambola quasi magica, non lo so, forse quasi da collezione. Devo dirvi che mi risulta veramente molto difficile deboxarla perché è veramente perfetta, è veramente stupenda così in scatola. Adesso comunque la vado a deboxare, faccio questo sforzo immane per voi, solo e esclusivamente per voi, così riusciremo a vederla meglio e più da vicino insieme. Ed eccoci qua con questa meraviglia fuori dal box. Sì, Tiffany, ho detto meraviglia. Non sei l'unica tu meravigliosa. Dai, vai via, stai zitta. Scusate l'interruzione, ma come sapete quella è sempre gelosa e sta già partendo con le sue scenate. Andiamo avanti. Dicevo che siamo qui con questa bellissima bambola. Va meglio, Tiffany, se dico bellissima?
Ok, grazie, ti ringrazio. Quindi possiamo dire che è bellissima. Ci tengo subito a farvi vedere cosa arriva insieme a lei. Come prima cosa cominciamo proprio dai suoi accessori. Dopo averla deboxata vi renderete conto che avrete in omaggio una valanga di filo di ferro da fare invidia a un ferramenta. Rendetevi conto quanto filo di ferro ci danno in omaggio, veramente una cosa che non mi sarei mai aspettato. Poi troviamo questo vestitino tutto bianco con questa fantasia quasi pitonata fucsia. Come vedete è anche lucido. La parte fucsia è anche lucidina, veramente stupendo. Dopo proverò a metterglielo addosso perché so che anche voi morite dalla voglia di vedere come le sta addosso. Un altro vestitino completamente fucsia, come vedete anche questo super riflettente. E addirittura in omaggio ci danno anche una collana da abbinare a questo outfit. Questo però sono sicuro che sia un vestitino pre-maman, anche se la pancia dovrebbe averla più in basso. O forse solamente un vestitino per Natale, così quando abbiamo lo stomaco pieno e siamo tutti gonfi non si nota? Secondo voi è per le donne incinte oppure per chi si è fatto una bella abbuffata? Provate a scrivermelo qui sotto nei commenti che sono curioso. Poi c'è questo bellissimo cappellino di questa plastica molto spessa, resistente, bellissimo, super decorato e fatto benissimo. Tutto completamente rosa. Non so se si riesce a notare in videocamera, ma è praticamente quasi trasparente. Questo ci fa capire l'enorme qualità di questo cappellino. Poi troviamo questo paio di scarpe argentate con il tacco e sulla caviglia tutta questa decorazione penso borchiata. Un'altra meravigliosa collanina, anche questa come vedete di una plastica veramente iper resistente. Potremmo costruirci una casa con questa plastica, veramente fantastica. Mi si sta già rompendo, mio Dio. Stai lì, almeno fino alla fine della recensione rimani lì. E poi troviamo questa bellissima borsetta che non so, ma a me ricorda la borsetta di qualcuno di nostra conoscenza. Ah, sì, è vero. È identica alla tua borsetta, Briar. Adesso però non ti arrabbiare perché non sei l'unica che può utilizzare questa borsetta. Quindi sì, troviamo questa borsetta che è praticamente identica a quella di Briar Beauty dell'Ever After Eye, solamente con i colori invertiti. Passiamo però ora a vedere meglio la bambola più da vicino, che è sicuramente la cosa che più vi interessa. Come sempre partiamo dal suo viso, che come vedete è veramente molto molto bello. Ha gli occhi blu. Azzurro blu, non lo so perché è una via di mezzo tra un azzurro e un blu, è un azzurro scuro o un blu chiaro. Una tonalità comunque di blu veramente molto ricercata e stupenda, altro che il color Tiffany. No, Tiffany, in questo caso non mi sto rivolgendo a te. Ecco, brava, vai via, chiedi scusa. Su. Come vedete ha delle sopracciglia molto definite, in questa espressione un pochino quasi rassegnata. Un piccolo dettaglio, secondo me veramente molto molto bello, che hanno aggiunto a questa bambola, è come vedete questo puntino qui nel sopracciglio senza colore, proprio per darci l'idea, non so se avete presente, di quelle persone che un po' di anni fa si facevano il piercing al sopracciglio e poi gli si strappava brutalmente via e rimaneva la cicatrice. Loro qui hanno sicuramente voluto renderla con un passato un pochino particolare e quindi con questo dettaglio ci fanno capire che lei in passato portava un piercing che poi ha tolto. Poi possiamo vedere che sulle guance ha tipo una tonnellata di blush, sembra proprio che ci abbia fatto il bagno dentro, oppure che si sia presa a padellate prima di arrivare qui da noi, perché ha le guance veramente tanto rosse, sembra quasi che abbia dei lividi, e un bellissimo rossetto rosso sulle labbra aperte in questo sorriso che fa vedere proprio tutti i suoi bellissimi denti. Una cosa che sinceramente mi piace tantissimo è la forma del suo viso. Le sue guance mi ricordano quasi un criceto. Avete presente quando i criceti si mettono il cibo all'interno delle guance per portarselo via? Ecco, lei mi ricorda questo ed è una cosa che veramente mi piace da morire. Questa bambola, a differenza di Tiffany e Luigina, ha anche degli accessori già addosso. Infatti, come potete vedere, ha questi bellissimi orecchini a forma di rosa. I suoi capelli, invece, devo dirvi che mi hanno stupito realmente. Perché, come vedete, sono comunque morbidi e lucidi. Non sono sicuramente una fibra stupenda, però ricorda tantissimo la fibra usata per le Descendants e secondo me è veramente la stessa fibra. E come vedete, a differenza di Tiffany, non è pelata, non ha pochissimi capelli, ma anzi ha una bella coda ed è anche abbastanza lunga, perché comunque solamente la coda, quindi figuratevi se glieli sciogliamo, ma solamente la coda le arriva comunque quasi al sedere. Questa cosa veramente mi ha stupito, non me lo aspettavo. Pensavo appunto di trovare come in Tiffany quei capelli veramente osceni e quattro capelli che lasciavano addirittura vedere la testa. Invece in questo caso sono rimasto molto stupito. Una cosa che non ho ben capito. Oh mio Dio, cosa succede? Dai, vai via! Dicevo, una cosa che non ho ben capito è come mai il suo collo sia così corto.
Oddio, cosa sta succedendo? Dai, Tiffany, cacchio. Ok, ragazzi, abbiamo già capito che questa bambola a Tiffany non va bene e non sarà mai una sua amica. Scusatemi un secondo, porto Tiffany nell'altra stanza così non ci rompe le scatole e noi possiamo continuare. Eccomi qua. Comunque, dicevamo, una cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto del collo, che lo trovo un pochino troppo corto e non penso che sia un problema di... Oddio. Sì, invece. Ma così è diventata una giraffa e non ci sta neanche più nell'inquadratura. Come non detto, risolto, la sua testa era solamente infilata male, quindi abbiamo visto che adesso è diventata una giraffa. Comunque scendiamo a guardare meglio il suo vestito. Come vedete nella parte superiore il vestitino è fatto della stessa identica stoffa del vestitino di ricambio che abbiamo trovato nella scatola. Invece la gonna è composta da tre strati diversi dello stesso tessuto ma cuciti separatamente. Tutti e tre con questo orlo completamente bianco e pieni di brillantini fucsia. Le scarpe che indossa sono le stesse identiche che abbiamo trovato come accessorio extra, ma in questo caso sono rosa. Mi tolgo subito la curiosità di vedere se lei ha le dita dei piedi oppure no. Oh mio Dio, ragazzi, ha le dita dei piedi! Sono un po' strane, però le ha. A differenza delle altre due che invece avevano tipo dei cotechini al posto dei piedi. Sono sconvolto. Ora, come sempre, prima di andare a vedere come le stanno gli altri vestitini, quello da sera e quello prima man, vado a spogliarla così riusciremo bene a capire tutte le sue articolazioni. Vi devo dire che sono rimasto stupito, questa horror review forse non è neanche troppo horror, perché è articolata ovviamente alle spalle, anche alle anche. Proprio come Luigina, ma in più in questa bambola troviamo anche lo snodo qui in vita, che non mi sarei mai aspettato. Può girare la testa a destra e a sinistra e anche un po' in su e in giù, ma non credo che all'interno abbia una vera e propria articolazione. Proviamo a vedere. Ma perché tutte queste bambole le fanno con il collo che sembra tutto tranne che un collo? Un'altra cosa che mi ha stupito è la plastica con cui è fatta, perché non so se riuscite a capirlo così, ma è una plastica comunque molto più rigida. È sì vuota anche lei, però se cerco di schiacciarla, a differenza delle altre due, faccio fatica, devo fare abbastanza pressione. Come vedete, sì, riesco un pochino a schiacciarla, ma non si rovina. Devo dire che mi ha stupito, anche perché l'ho pagata comunque veramente pochissimo. Comunque, ora andiamo subito a vedere come le stanno gli altri due vestiti. Questo è il primo outfit e devo dire che non le sta neanche troppo male. La rende solamente un pochino, come si può dire, battona su YouTube? Vabbè, comunque avete capito. Invece questo qui è l'abito prima man che sinceramente pensavo risultasse un pochino più prima man e un pochino meno, ripeto, com'è che si dice battona su YouTube? Ma evidentemente a lei piace essere quella cosa lì in ogni situazione. Quindi ragazzi, questa era la nuova bambola che ho acquistato. Io la trovo veramente molto bella, anche perché come vedete, come avete visto, arriva con veramente un sacco di accessori. Quello che ho preferito sono assolutamente i fili di ferro perché li trovo veramente utilissimi per fare un sacco di cose, un sacco di giochi, per tentare magari di impiccarla, per magari fare un po' di lotta contro Tiffany e cercare di ammazzare Tiffany. Nel frattempo qui, come avete visto, ci sono delle presenze oscure, ma facciamo finta di niente, non diamogli importanza, se no dopo finisce male. Comunque dicevo appunto, la trovo veramente una bambola speciale, forse ancora più speciale delle altre due. Sì, più speciale anche di te. Spostati che rovini tutto, dai. No, finalmente se ne sono andate. Dicevo che comunque è una bambola veramente molto... Chi c'è ancora là dietro? Vabbè, facciamo finta di niente. Cerco di chiudere in fretta perché qua finisce male. È una bambola veramente molto bella, io quasi mi stavo commuovendo quando l'ho tirata fuori dalla scatola. Mi dispiace un sacco averla deboxata, utilizzerò sicuramente la sua scatola come playset per giocare, come penso ci abbiano consigliato sul retro con quelle immagini stupende. Io ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, sono curioso di sapere cosa ne pensate di lei, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi lascio anche qui un piccolo sondaggio per scegliere il suo nome, come sempre, visto che loro non danno i nomi a questa bambola, dovremo darli noi. Avevo pensato anche questa volta a tre nomi da darle. Il primo è Michela, il secondo è Laura e il terzo è Uga. Quindi fatemi sapere voi se preferite Michela, Laura oppure Uga, andando a cliccare nel sondaggio che vi lascio qui. Io ragazzi, come sempre, spero di avervi tenuto compagnia. Vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Facebook e su Instagram. Io insieme a questa nuovissima bambola e a qualche altra presenza oscura, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.